Salve, bentornati di nuovo al Green TG per questa prima parte della terza mattinata di Ecomondo. È con noi il direttore del Consorzio Italiano Biogas, Cristian Curlisi, grazie per essere con noi. Con lui introduciamo l'argomento complessivo del biogas in Italia in questo momento. Qual è il quadro attuale della situazione, magari anche della legislazione, e poi approfondiamo le questioni relative invece ai progetti che il Consorzio sta portando avanti, quali sono ovviamente le prospettive. Grazie a voi intanto. In questo momento, dal punto di vista partiamo dalla legislazione, abbiamo un decreto biometano che è partito nel 2018 e che ha una prospettiva di 500 milioni di metri cubi di biometano da produrre, biocarburante avanzato. E poi dall'altra parte, sulla produzione di energia elettrica rinnovabile, si è chiuso nel primo semestre del 2019 il contingente, quindi il registro informatico del GSE, che ha visto la presenza di 84 iniziative agricole per la produzione di energia elettrica da reflui zootecnici per la produzione di energia elettrica rinnovabile, quindi cantieri che partiranno e qualcuno che è partito a breve. Cosa significa la partenza anche di nuovi cantieri dal vostro punto di vista? La partenza di nuovi cantieri significa nuove iniziative imprenditoriali nel settore primario, quindi quello dell'agricoltura, significa efficientare le aziende agricole, significa farle diventare più produttive, soprattutto producendo energia rinnovabile, che sia biometano o energia elettrica, ma soprattutto producendo quello che è il plus delle nostre aziende, che è un fertilizzante utilizzato anche nell'agricoltura biologica. Quali sono le prospettive che si stanno sviluppando ora per il vostro settore, nel senso rispetto al passato? Quali passi avanti sono stati compiuti e quali sono invece quelli ovviamente che vanno ancora effettuati? Beh, posso dire che siamo arrivati quest'anno a Ecomondo e anche in questi giorni presenteremo finalmente la partenza di nuovi impianti biometano da matrice agricola e quindi nuovi cantieri, quindi nuove attività imprenditoriali, quindi l'agricoltura inizia a produrre un biocarburante avanzato. Questo sicuramente è motivo di innovazione rispetto a quello che era il passato, perché nel passato c'era solo la produzione di energia elettrica, oggi l'agricoltura può produrre un biocarburante avanzato e rinnovabile. Ci sono delle questioni da sottoporre alle istituzioni dal vostro punto di vista, richieste particolari o proposte che state avanzando per il vostro settore? Sì, diciamo che ce ne sono diverse. La primissima è siamo in addirittura d'arrivo in un piano nazionale integrato energia clima e abbiamo manifestato anche in questi giorni durante un'audizione che non può esserci un piano nazionale integrato energia clima senza l'agricoltura, per due semplici motivi. L'agricoltura è parte e contribuisce alle emissioni, ma l'agricoltura, grazie alla digestione anaerobica e quindi biogas e biometano, può contribuire fortemente alla riduzione di quelli che sono gli impatti negativi che l'agricoltura stessa dà. Dal punto di vista invece di quelli che sono i decreti nazionali, sicuramente il nostro settore ha bisogno di programmare e di stabilità. Non si possono avere dei momenti a singhiozzo in cui esce un decreto, si fa un contingente, poi c'è del vuoto e poi si riparte. Questo non permette all'industria, agli agricoltori e alla ricerca di progredire. Questa è la primissima delle questioni, quindi la programmazione e la capacità ovviamente di sapere nel lungo periodo qual è il percorso. E poi ci sono ovviamente delle questioni burocratiche anche sul lato biometano che ancora oggi non sono risolte del tutto e non permettono di sviluppare l'enorme potenziale dell'agricoltura italiana nel partire ovviamente a riconvertire impianti a biogas, a biometano e sviluppare nuove iniziative. Ricordando a tutti che solo grazie all'agricoltura si potranno produrre quegli 8 miliardi di metri cubi di biometano avanzato che sono esattamente il 10% del fabbisogno nazionale, quindi vuol dire meno importazione di fossili e un carburante prodotto in Italia. Sì, diciamo che questa è una questione che è stata rilevata anche piuttosto spesso in questi giorni di fiera, ovvero la ricerca e l'industria che sono avanti e che diciamo le istituzioni, il mondo della politica sta un po' facendo fatica a star dietro diciamo all'innovazione che il mondo industriale della ricerca, in questo caso dell'agricoltura, sta portando avanti. E chiudiamo quindi con l'ultima domanda. Questo settore, non solo quello del biometano, del biogas in particolare, sta creando sempre più anche fonte di occupazione. Assolutamente sì, fate conto che ci sono oltre 1600 impianti da matrice agricola presenti in Italia e quello che noi cerchiamo di far capire è che un impianto biogas è una piccola comunità che vive, lavora e prospera, perché fa
prosperare le aziende agricole, ma soprattutto crea un grandissimo indotto nell'intorno stesso, in primis nel territorio, e soprattutto grazie agli impianti biogas sono nate nuove professionalità che prima non esistevano, sono nate nuove aziende che prima non esistevano, e questo è un bene per il nostro sistema paese. E soprattutto se pensiamo che in ottica di sviluppo e arrivando agli 8 miliardi, immaginate quanti posti di lavoro si possono creare grazie a un'esperienza italiana, e soprattutto ci tengo a dire che è tutta tecnologia italiana, quindi possiamo solo che essere contenti e felici. Ma Made in Italy, insomma, da questo punto di vista. Grazie quindi a Cristian Curlisi, direttore del Consorzio Italiano Biogas, per essere stato con noi, per aver illustrato questa parte, diciamo, dell'economia sostenibile, diciamo, che in questo momento avevamo trattato un po' meno. Quindi grazie per essere stato con noi, d'appuntamento con lui se vuole chiaramente al prossimo anno.